Bene, buonasera a tutti. Come al solito, mentre vi collegate, faccio due parole. Io sono Dorian, sono uno dei fondatori della Società dello Zolfo. La Società dello Zolfo è un centro di studi e ricerche su occultismo ed esoterismo e da anni ci occupiamo di organizzare conferenze, convegni e corsi. Corsi anche pratici, infatti questa settimana è iniziato il corso introduttivo pratico di alchimia a cura di Fabio Pedrotti. Vi ringraziamo di cuore a tutti voi che ci seguite perché il corso è andato sold out, ha fatto diciamo il gran pienone, quindi vi ringraziamo diciamo della fiducia che ci date ogni volta. La prima lezione è stata ieri, che è stata molto interessante, è andata molto bene, continuerà per altre 3 settimane. A livello di prossime iniziative, prima di svelarvi qualche anticipazione sulla prossima stagione, vi ricordo che la settimana prossima, giovedì prossimo, saremo in compagnia del ricercatore Paolo Raccanelli per parlare di martinismo, martinismo e teurgia. Sarà una puntata improntata, diciamo, su domande pratiche, su una parte sempre relativa legata alle pratiche quindi vi consiglio caldamente di seguirla perché è un argomento poco trattato ed è trattato con una persona che ha una grande competenza in questo campo. Poi vi ricordo anche che la nostra campagna di soci sostenitori per diventare soci sostenitori è ancora attiva, è appena iniziata, praticamente iniziata da 2 settimane, siete già in tantissimi che avete deciso di sostenerci. Come funziona in due parole? Essere un socio sostenitore. Si fa una donazione tramite il nostro sito che è www.lasocietadellozolfo.com e si diventa soci sostenitori. Diventando soci sostenitori sostenete la nostra associazione, la nostra attività e avete di rimando l'inserimento in una mailing list privata dell'associazione, avete degli sconti su tutti i corsi e gli eventi che facciamo e poi soprattutto avete 4 eventi privati dedicati soltanto ai soci sostenitori. L'evento, tra l'altro, finale di quest'anno per quanto riguarda i soci sostenitori uscirà proprio domani. Quindi vi invito a seguirci per guardare di cosa si tratta e se siete interessati è una buona occasione per far parte della nostra associazione. Io direi che vi state iniziando a collegare, quindi ci siamo. In questo momento manderò la sigla e poi parleremo con l'ospite di questa sera. Per la rubrica La Nona Porta, che è la rub nostra rubrica dedicata alle novità editoriali. Ci vediamo tra un attimo. Bene, rieccoci qua. Benvenuta alla nostra ospite di stasera, Paola Giovetti. Grazie di essere qua ancora Ciao Dorian, con ben noi. Ci trovato, ciao. fa molto piacere, è sempre un piacere averti qui ospite della Società dello Zolfo. Questa sera, per chi ancora non la conosce, adesso la presenterò. Questa sera siamo qui per presentare la sua ultima uscita editoriale che si tratta di questo volume che si chiama Incontri nel mondo dei misteri e che è appena uscito per le edizioni mediterranee che tutti di voi sicuramente conoscerete in quanto se siete su questo canale sicuramente avete dei libri delle mediterranee in casa. Ora, due parole su appunto Paola per presentarti. Paola è una giornalista, una scrittrice, nata a Firenze, risiede a Modena, è laureata in lettere. Si è dedicata per qualche tempo all'insegnamento, coltivando al tempo stesso l'interesse per le tematiche esoteriche e spirituali. E a queste si dedica da molti anni a tempo pieno. Collabora con testate nazionali, al mensile Giornale dei Misteri, la rivista medica mensile Cuore e Salute, è titolare di una rubrica sulla rivista Astra, è direttore della rivista trimestrale Luce e Ombra,
la più antica, è dal 1900 che c'è questa rivista, è prestigiosa rivista italiana dedicata alla ricerca psichica. Organo anche della Fondazione Biblioteca Bozzano De Boni di Bologna, la maggiore biblioteca specializzata in Italia in queste tematiche, e di tale fondazione è presidente. È autrice di oltre 30 saggi su tematiche esoteriche e spirituali, frutto sempre di ricerche personali. Partecipa a programmi radiofonici, televisivi, congressi nazionali e internazionali. Ancora benvenuta, Paola. Grazie Dorian, grazie dell'invito, della presentazione e di questo spazio. Grazie mille. Bene, allora, questo libro che è appena uscito per Mediterranea è un libro intanto che vi consiglio perché è un libro che si legge veramente velocemente, nel senso che è molto, prende molto, è molto affascinante perché sono tutte esperienze che ha vissuto in prima persona Paola e quindi diciamo ha entrate molto dentro questa lettura, quindi ve lo consiglio. E ci sono tantissimi aneddoti, per questo motivo abbiamo tante domande questa sera. Invito tutte le persone che ci stanno seguendo, intanto, mentre noi facciamo le domande, come al solito, dato che ci date sempre una mano, voi come pubblico, se avete delle domande da fare a Paola, tra l'altro gli argomenti sono diversi stasera, quindi sicuramente ci sarà qualcosa che risuona in voi, dato che questo libro parla di tanti argomenti, potete fare le vostre domande nella sezione dei commenti e poi alla fine le leggeremo a Paola. Dunque, la prima domanda che ti faccio è questa. Questo libro parla di tutte le esperienze che hai fatto fondamentalmente nella tua vita legate al mondo dell'occultismo e dell'esoterismo. Ci parla di luoghi, ci parla di persone, di avvenimenti, di maestri. La prima domanda che ti voglio fare introduttiva è: come è nata la tua avventura? Quali sono le ragioni che ti hanno portato a studiare e approfondire questo tipo di argomenti? Ecco, io l'ho raccontato nel libro, ma adesso in poche parole te lo dico. Io avevo già un po' di interesse per questi temi, però c'è stato un evento che mi ha buttato dentro, diciamo, a capofitto, e cioè un incidente. A volte è capitato che siano gli incidenti a cambiare un po' il voltaggio delle persone. Io quando avevo sui 30 anni, 35 anni, ebbe un incidente sugli sci, nel senso che fu investita da un signore che mi saltò addosso da dietro. Questo me l'hanno raccontato gli amici che erano con me, perché io ho avuto una commozione cerebrale e non ricordo niente dell'incidente. Questo signore, investendomi, perse uno sci, questo sci mi è arrivato in testa, esattamente mi è arrivato qui, mi ha colpito l'arcata sopraccigliare qua, facendomi un bel taglio che però, essendo fatto dalla lamina dello sci, era bello netto, mi è stato cucito, non si vede niente. Quando io mi rivedo che scio, poi mi sono svegliata al pronto soccorso qualche ora dopo. Quando mi sono svegliata, forse perché mi stavano dando i punti, quindi il dolore, non ricordavo niente, non ricordavo chi era, insomma comunque tralascio questo, è un momento molto, molto brutto che tu non capisci perché hai un ricordo di che stai sciando e ti svegli al pronto soccorso. E chiedevo a tutti, ma ditemi dove sono, cosa faccio, dove sono i miei figli, avevo allora due bambini che erano a scuola di sci, mi ricordavo che li avevo ma non sapevo niente di dove fossero, mi ricordavo che avevo un marito che stava sciando altrove con amici ma non ricordavo dove diavolo fosse. Comunque ritorno poco per volta alla coscienza. E il medico, quando vede che stavo già connettendo, il medico che mi stava ricucendo, mi dice: guardi che lei è stata molto fortunata, perché se quello sci con quella violenza l'avesse colpita un centimetro più a destra, uno più a sinistra, non sarebbe qui a raccontarlo, soprattutto se mi avesse colpito la tempia. Quindi qua. E su questo io dopo, quando sono ritornata al mio stato normale, ho riflettuto molto, cioè avevo sfiorato la morte per un attimo, perché se bastava un centimetro più a destra e io sarei partita. Che lo sci fu molto violento il colpo. E mi ho cominciato a chiedermi che cosa sarebbe successo se fossi morta davvero. Io ho capito lì cosa vuol dire morire sul colpo, proprio veramente non ti accorgi di niente. Però mi chiedevo che cosa sarebbe successo. Sarebbe stato il vuoto, il nulla, il buio, oppure la mia coscienza sarebbe sopravvissuta. Io per tradizione familiare, anche per tendenza, ero portata a credere che qualcosa ci fosse dopo, ma non avevo idee. D'altra parte poi la nostra religione non è che ci dice tantissimo, ci dice che ci sarà una vita dopo, meravigliosa, eccetera. Ma ecco, allora lì è stato proprio, ma io poi non ero
Non mi ero mai posta seriamente il problema, ero molto giovane, ero vissuta molto di corsa, insegnavo, avevo due bambini piccoli, ero sposata da poco. E cominciai a pormi un sacco di interrogativi e mi venne voglia di approfondire le tematiche che avevo appena sfiorato fino ad allora, per un interesse un po' vago, episodico, come tanti, avevo letto magari un libro o così. E cominciai ad approfondire questo tema, quindi cominciai a leggere di più. Mi ricordo che mi imbattei subito, soprattutto interessata al problema della vita oltre la vita, se sarebbe successo qualcosa, se c'è qualcosa dopo. Mi capitò per le mani per primo su questo, in questo argomento il libro del dottor Moody, Raymond Moody, che era uscito in quel periodo, e che si chiama appunto La vita oltre la vita, ed è il libro di un medico, come lui è, poi lo conobbi anche Moody in varie circostanze, in cui aveva seguito. Conosciuti i casi di persone che erano state in punto di morte per incidente, malattia, intervento chirurgico e così via, e aveva raccolto le loro testimonianze, che parlavano di esperienze molto particolari, molto belle, che stranamente avevano tanti punti in comune. E questo mi interessò tantissimo, tant'è vero che poi, per una serie di vicende, cominciai a fare del giornalismo in questo campo. E lasciai la scuola perché non potevo più fare tutto. E la prima inchiesta che feci fu proprio su questo argomento. Feci la prima inchiesta italiana che è rimasta tale, perché la feci la prima edizione di questa mia inchiesta, uscì nell'81, poi l'ho ripetuta, ho raccolto sempre il materiale ed è uscita di nuovo in nuova edizione qualche anno fa. Molto ampliata, eccetera, eccetera. Quindi l'input fu quello. Probabilmente ho sempre pensato che quella botta in testa mi mise sulla strada che dovevo poi seguire, perché da allora ho seguito questa. Ho Certo, è lasciato un stato un tipo di trauma. attività. Sì, è stato, ho lasciato un tipo di attività con un certo dispiacere, perché poi non mi dispiaceva insegnare. E ho intrapreso questo, e da quel momento, quando mi sono messa su questa strada, ha cominciato ad andare tutto di corsa, perché andando, frequentando convegni, conobbi gli addetti ai lavori che mi chiesero, siccome so il tedesco. Mi chiesero di occuparmi del materiale, che tanto materiale di ricerca che arrivava dai paesi di lingua tedesca, perché c'è la cattedra di parapsicologia, ci sono istituti di Certo. ricerca, e nessuno sapeva cosa farsene di questo materiale, perché lingua tedesca è nota a pochi. E quindi cominciai lì, sulle piccole riviste delle varie associazioni. Poi sono sempre stata chiamata. Mi chiamò l'editore Armenia, che aveva allora la rivista Arcani, che molti ancora, tu sei molto giovane, forse non te la ricordi, ma c'era questa rivista che è uscita per anni, dedicata al paranormale, che andava anche in edicola, quindi aveva una diffusione maggiore. Poi scrivendo lì, i miei articoli li lessero al settimanale Gente, la vice direttrice del settimanale Gente mi telefonò dicendo: "Guardi, a me queste cose piacciono, perché non le scrive anche per noi?" E così lì fu il salto, perché Bene. cominciai da Milano a scrivere questo giornale, poi passare a Domenica del Corriere insieme alla vice direttrice che era passata a Domenica del Corriere, e lì per quel giornale ho scritto per anni e anni e anni con una rubrica settimanale, cioè un'intervista settimanale, e con quella io ho cominciato a, già per conto mio avevo conosciuto tante persone precedentemente, e ho cominciato veramente a frequentare tutti gli ambienti possibili e immaginabili, in Italia, anche all'estero. Sono andata all'estero a fare l'inchiesta sugli grandi istituti di ricerca di tutta Europa. Eh sì, che Poi tra mi l'altro sono. scusa Paolo, ti chiedo di stare appena dietro che sennò mi rientra l'audio. Sì. Grazie. Tra l'altro sono tutti argomenti che sono nel libro, perché il libro è un excursus su tutte queste tue Sì, tutte cose che ho avventure. fatto io. Nel libro ci sono tutte esperienze mie, cioè non è che racconto, non è un libro sulla parapsicologia, è su quello che ho visto io, che devo dire onestamente in 40 anni ne ho viste tante, sempre muovendomi anche Certo. professionalmente. Ho fatto tantissimo lavoro a titolo di volontariato, ma ho fatto anche del lavoro per Rizzoli, per le case editrici, quindi andavo in giro con i fotografi, eccetera, eccetera. E quindi mi sono mossa tantissimo avendo la possibilità di andare da tutte le parti, Poi anche si un po' dice che queste cose spostata. una cosa chiama l'altra, no? Di solito si Sì. dice che questi mondi, una volta che entri,
È vero questa cosa, cioè Sì. quando inizi a entrare, più entri dentro questo tipo di mondi, più accadono delle cose attorno a te, Capitano le molte cose, volte conosci una inspiegabili. persona, bravo, proprio così. Ho scritto per tantissimo tempo proprio perché ho sempre delle cose da proporre, altrimenti sono sempre stata, ho avuto la fortuna che mi hanno sempre lasciato una grande libertà, ma evidentemente perché le cose che scrivevo interessavano. E Bene, infatti, ho bene. lavorato tanto, ma sempre con piacere, con entusiasmo, con gioia, quindi ho Si fatto un vede lavoro che per il da quello che è scritto, ecco, si traspare questo Sì, sì, aspetto. sì. Allora, le domande sono tante. Dopo questa introduzione ti inizierai a fare qualche domanda più specifica relativa a quello che c'è appunto nel libro. Con noi sei venuta, diciamo, qui a parlare con un bellissimo episodio su Gustavo Roll e sul Cerchio Firenze 77 che trovate all'interno del nostro canale. Esperienze, diciamo, anche molto conosciute. Nel libro ci sono aspetti anche molto meno conosciuti. Nel capitolo legato alla medianità, ad esempio, parli di personaggi come Luiz Antonio Gasparetto, Rosemary Brown, Fernanda Leuzzi De Marco e molti altri che avevano una medianità che si manifestava, diciamo, in una maniera particolare, diciamo diversa dal solito. Ecco, questa è una cosa curiosa. Ti chiedo se puoi parlarcene un po' di questi personaggi che ho Sì, citato, del loro modo meccanico, no, diciamo. la medianità si manifesta in un'infinità di modi, quindi già quelli di cui abbiamo parlato, Rol, che fu anche se non voleva essere chiamato così, fu accettato certamente, anche medium, il Cerchio Firenze 77, Roberto era un medium che andava in trance, nel buio, la medianità classica, e così altri medium che ho conosciuto, tipo Demofilo Fidani, eccetera. Corrado Biancastelli che canalizzava l'entità e così via. Però poi ne ho conosciuti tanti altri, per esempio tu hai citato Gasparetto, Luiz Antonio Gasparetto, è un pittore medianico brasiliano di origini italiane, infatti parlava anche italiano, e lui in trance, in una leggera trance, perché stava in piedi e si muoveva, eccetera, con la luce, luce un po' abbassata, ma con la luce, lui dipingeva in trance, dipingendo direttamente con le dita e prendendo i tubi di colore dentro un sacchetto a casaccio messo in buio, l'aveva lì, prendeva i colori e in un minuto e mezzo faceva, dipingendo direttamente con le dita, a volte anche con le dita dei piedi, perché ha fatto anche dei quadri in questo modo, mettendo la tela per terra, si metteva a scalzo, faceva questo, opere nello stile di grandi pittori del passato, molto impressionisti, ma anche dei naïf brasiliani, anche pittori lontani nel tempo, tipo Michelangelo, Velasquez, eccetera. E lui vederlo lavorare era veramente un fenomeno incredibile. Io lo portai anche in televisione, che all'epoca andavo parecchio in televisione, a un programma di Mino D'Amato, che lo fece lavorare lì. Lui chiese il permesso ai suoi pittori, che lavoravano attraverso di lui, di lavorare in quelle condizioni, permesso che gli fu accordato, e lui fece in una mezz'ora, fece 10-12 quadri, uno più bello dell'altro, uno diversissimi dalla, cioè non copie dei quadri di questi pittori, ma opere nello stile di. E lui diceva di lavorare con questi pittori perché loro volevano dimostrare che erano sopravvissuti alla propria morte e potevano continuare a operare, quindi dare una prova della loro sopravvivenza. E lui diceva anche che sentiva fisicamente la differenza dei pittori. Per esempio, diceva che Picasso, quando arrivava Picasso, lui lo sentiva subito perché era un'energia pazzesca, sentiva nelle mani. Lui diceva: è come se loro infilassero le mie mani come un guanto e lavorassero con il loro stile e con la loro. Lui non era partecipe in niente. Prendeva i Questo è un colori modo del di colore. dire. Scusa, Come? ti chiedo sempre di Sì, spostarti appena, scusami, hai perché sennò ragione, hai rientra. ragione. Sì. Quindi, sì, questo era proprio, diciamo, un metodo di canalizzazione che poi si esprimeva praticamente nell'arte che Si veniva. perdeva nel mare, era un fenomeno. Adesso lui, fra l'altro, è mancato 2 o 3 anni fa, anche prematuramente. Però poi in Italia sono venuti altri pittori medianici, che è un tipo di medianità tipica del Brasile, questa medianità artistica, di pittura medianica. E sono venuti altri, ne ho conosciuti altri 3 o 4. L'ultimo che è venuto ultimamente, in questi ultimi anni, parecchie volte, si chiama Florencio Anton. È un gigante, un uomo ancora molto giovane che fa lo psicologo e
Nel suo tempo libero fa questo. E una caratteristica di questi pittori medianici brasiliani, e l'hanno detto anche i pittori dall'aldilà, è di trasformare i colori in pane, cioè i quadri alla fine dell'incontro vengono venduti all'asta tra i presenti e il ricavato viene utilizzato per aiutare i bambini delle favelas brasiliani, gli orfani, eccetera, eccetera. Questa è la loro missione. Bene. Lo fanno nel loro tempo libero questo. Tra l'altro hai citato diciamo, il momento dove tu eri che eri spesso in televisione. Mi è capitato da poco di rivedere un paio di puntate che ho trovato su YouTube di Mistero, dove ci sei tu. Mister O, Mister O si Mistero, chiamava, Mister O, sì, la parola mistero divisa, sì. Bello, bello, sei molto. Le ho trovate su YouTube, mi è capitato e me ne sono guardato. Bene, la seconda domanda invece che ti faccio è questa. Abbiamo parlato quando ti ho introdotto della storica rivista Luce e Ombra, di cui sei Sì. Sì, direttrice, che ha più di un secolo di storia. è nata nel 1900, quindi ha 121 anni di storia. Ecco, dato che è un argomento sicuramente di grande interesse per tutte le persone che sono in ascolto, ti chiederei di dirci due parole sulla rivista. E sulla biblioteca Bozzano De Boni, Sì, grazie, molto per dirci volentieri. poche Abbiamo cose così. bisogno di essere conosciuti e sostenuti. Guardo, qui una copia della rivista che è questa. Questo è un formato che abbiamo recuperato qualche anno fa dal passato, è l'antico formato modernizzato ed è un numero di ogni volta di 100 pagine, esce 4 volte l'anno, è una rivista trimestrale, ed è organo della Biblioteca Bozzano De Boni. Sia Bozzano che De Boni sono stati grandi cultori del paranormale e per primi hanno cominciato a raccogliere libri, 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 e alla fine tutto questo patrimonio è convogliato a Bologna, dove il mio amico e collega Ravaldini, che è mancato 6 anni fa, che è stato direttore e presidente della biblioteca, ha creato appunto questa sede. La sede è un lascito, quindi una bella sede grande, a 2 piani, eccetera. E lì sono riuniti migliaia di volumi, anche riviste, anche antiche, in tutte le lingue e così via, sulla ricerca psichica. È l'unica biblioteca italiana dedicata solo alla ricerca psichica ed è la seconda in Europa per importanza, dopo quella della Facoltà di Parapsicologia di Friburgo. Loro però a Friburgo hanno alle spalle uno Stato che ti sostiene, le bibliotecarie, eccetera. Noi facciamo tutto col volontariato perché lo Stato, la sovrintendenza ha riconosciuto la biblioteca di straordinario valore storico, però in pratica, oltre a questo riconoscimento, non abbiamo aiuti. Quindi andiamo avanti col volontariato. E Abbiamo qui. in mente una gita da tempo con i membri della Società dello Zolfo per venire a vedere. Adesso, guarda, stavamo riaprendo, adesso con la nuova recrudescenza abbiamo rimandato, speriamo. Quest'inverno di riuscire, da siamo stati chiusi come tutti in questo periodo. Sì, vale la pena di venire a consultare anche i nostri cataloghi per vedere. Abbiamo sempre svolto anche un'attività culturale con conferenze settimanali, bloccate come tante altre cose dalla situazione contingente. La rivista, eccola qua, che ve l'ho fatta vedere prima, è organo della fondazione. Biblioteca, quindi io di questa mi occupo, la dirigo, lavoro da 30 anni, ma la dirigo da 6 anni, cioè quando è mancato il mio collega Silvio Ravaldini, che ho citato prima. Tra l'altro a livello grafico è molto bella la rivista, lo dico a tutti voi che ci state ascoltando, perché appunto quello che diceva Paola riporta un po' un vecchio stile Sì, diciamo, nel l'abbiamo corso. ripreso, era stato Molto, abbandonato, l'abbiamo ripreso, sì. Ma molto, molto, molto bella. ci pensa il mio collega Gianfranco Cuccoli, che è architetto ed è il segretario generale della biblioteca. Io sono il presidente, cioè quello che lavora grande dentro la biblioteca di archiviazione, di controllo, lo fa lui che abita fra l'altro a Bologna. Io sono a Modena, vado avanti e indietro, mi occupo del programma culturale, della rivista, insomma ci siamo un po' divisi i compiti. Bene. Quindi chi vuole aderire sa che con un abbonamento, un'adesione che costa 40 euro l'anno, riceve la rivista, i 4 numeri della rivista e sostiene la biblioteca. Gli interessati possono andare su internet a vedere
o Luce Ombra, rivista Luce Ombra, oppure Biblioteca Bolzano De Boni e trovano tutte le notizie per eventualmente collaborare. Bene, dopo metteremo anche questi riferimenti qui sotto nel video in modo che per le persone che lo guardano dopo Grazie. lo possono trovare facilmente. Ora, continuiamo con le domande delle questioni che sono riportate dentro il tuo libro, il tuo nuovo libro. Altro argomento molto interessante, psicofonia, e psicovisione. Sono Sì. due affascinanti metodi di contatto con il mondo invisibile. Sì. Puoi parlarcene un attimo, cioè come funzionano e come sono stati utilizzati? Allora, io conosco questo fenomeno, non sono una sperimentatrice. Conosco questo fenomeno da moltissimo tempo perché quando lavoravo per l'editore Armenia, che ho citato prima la rivista Arcani, eccetera, Armenia mi mise tra le mani un libro in tedesco, firmato Friedrich Jürgensen, che è stato praticamente lo scopritore del fenomeno delle voci, anche se c'è qualche episodio del passato, ma insomma, lasciamo stare, lo scopritore, che è quello che l'ha reso noto, che ha sperimentato per anni, è stato questo signore svedese, Jürgensen, che poi ho conosciuto quando è venuto in Italia, che era regista, cantante lirico, archeologo, ha scavato a Pompei, c'è una casa svedese a Pompei che l'ha scavata lui, eccetera. E lui, per il suo lavoro di regista, ha scoperto il fenomeno per caso, per il suo lavoro di regista, lui aveva messo nella sua casa di campagna, che è isolatissima, all'esterno un registratore per registrare il canto di certi uccelli di passo che gli servivano per un programma che stava facendo. E andando a risentire dopo la registrazione, lui ci ha trovato delle voci umane. Cosa che lo stupì tantissimo perché questa casa era molto isolata, per cui dice, se si fossero avvicinate delle persone, me ne sarei accorto. Rifà l'esperimento, risente altre voci, li scopre addirittura con enorme stupore e commozione la voce della mamma defunta che lo salutava, gli diceva che gli era vicino, eccetera. Questo naturalmente lo colpì tantissimo, riconobbe la voce, ha cominciato a sperimentare e quando è stato sicuro dei risultati ne ha dato notizia. Data la sua attività di regista, di cantante, eccetera, era molto noto, quindi è riuscito a diffonderla e così la cosa si è diffusa poi a macchia d'olio, perché la notizia che era possibile con un registratore comunicare con l'oltre, naturalmente ha interessato tante persone. E quindi una sperimentazione nella sua fase più semplice, abbastanza facile, insomma, basta un piccolo registratore, anche per piccolini, così. Bisogna avere certamente, io penso, un briciolo di medianità, anche se non Certo. c'è notata, cioè di un'energia, perché medianità è questo, un'energia. Tra l'altro avevo visto anche fare, non mi ricordo chi adesso in questo momento, ma avevo visto fare un esperimento di questo tipo con un medium che utilizzava l'acqua anche, cioè che faceva Sì, per creare un praticamente. rumore di fondo. A Esatto. volte creavano dei rumori di fondo perché le entità, chiamiamole così, potessero utilizzare questo rumore di fondo, modificarlo Per parlare, esatto, per fare sentire, sì. Ma poi dopo, naturalmente, la tecnica è stata molto elaborata, ogni sperimentatore ha messo la sua, hanno fatto dei collegamenti tra il registratore e la radio, insomma, e ci sono stati tantissimi sviluppi, a un certo punto anche col televisore. Questa è una sperimentazione molto più difficile, quella di captare volti e farli vedere nel televisore. Infatti sono pochi quelli che sono riusciti. Io ho conosciuto bene Klaus Schreiber, che anche lui è morto qualche anno fa, che è un sperimentatore tedesco, io l'ho visto lavorare, è incredibile. Lui usava due telecamere, una tecnica tutta sua che poi nessuno è riuscito a riprodurre la sua maniera, però io ho visto formarsi sullo schermo televisivo di volti. Lui andava alla ricerca di volti di voce inizialmente, di due figli che aveva perso. A un certo punto una delle figlie, mi raccontò lui, cominciò a dirgli attraverso il registratore, televisore, televisore, usa il televisore. Allora lui cominciava col televisore, non ci pensava, cominciato col televisore, ha messo a punto questa tecnica che con lui funzionava e quindi lui è un personaggio incredibile, una persona che solo per questa sofferenza che aveva per la morte dei figli
cominciato a sperimentare perché non ne sapeva niente, qualcuno glielo disse, guarda che si può fare questo. Allora lui si provò, ottenne subito dei risultati e poi è arrivato anche al televisore. Insomma, una sperimentazione complicata che richiede anche certe conoscenze tecniche. E una cosa curiosa che si è constatato è che il sistema tecnologico, tecnico, che è alla base, cioè c'è bisogno di uno strumento, di una macchina, magari modificato, cioè funziona bene solo con quello che l'ha messo a punto. Se lo usano altri, funziona. Di qui c'è proprio la conferma di quello che anche gli scienziati affermano, cioè l'effetto sperimentatore, cioè lo sperimentatore che interferisce con l'esperimento, che in qualche modo lo può condizionare, modificare, eccetera. E qui credo che al massimo ci sia questa, c'è un'interazione tra la macchina e l'uomo. Però le voci sono inequivocabili. Bene. Nel libro c'è un capitolo dedicato ai guaritori di campagna. Sì. Tra l'altro un argomento di particolare interesse per i miei studi. Per cui tu tra l'altro hai pubblicato un libro sempre più su Mediterraneo. Volevo chiederti, sì, qual è stata per questo argomento la tua esperienza vissuta più significativa riguardo a tutti questi personaggi che hai incontrato? Ma dunque, io cominciai a fare questa inchiesta sui guaritori di campagna perché io sono sempre vissuta molto in campagna, quindi ero venuta fin da ragazzina a conoscenza di questi metodi empirici che la gente usava da tempo immemorabile, perché addirittura dicono che si dice che siano riti pagani, quindi antichissimi, a cui si sono sovrapposte poi ritualità cristiane nelle parole che queste persone dicono, le croci, eccetera. E risalgono a quando non c'era la medicina, cioè soprattutto nelle campagne i medici non arrivavano, oppure anche fino a prima della guerra, perché non c'è mica bisogno di andare nel Medioevo, fino a prima della guerra nelle campagne il medico arrivava poco, era molto costoso, non parliamo poi dei veterinari per gli animali che erano importantissimi, però anche questi costavano. E nelle campagne voi pensate che tutto il lavoro veniva fatto con i cavalli, con i buoi, eccetera, se si azzoppava un animale era quasi peggio che se si fosse azzoppato un uomo. E quindi ci sono sempre esistiti questi riti per curare le malattie più tipiche alle quali le persone vanno soggette, tipo giusto le storte, gli orzaioli, le verruche, i mal di schiena, le bruciature, il fuoco di Sant'Antonio, queste cose qua, le malattie dei bambini, delle puerpere. Allora, per ognuno di questi, le sciatiche e così via, per ognuno di questi acciacchi c'erano dei riti. Quindi io, conoscendone qualcuno, qui in Emilia dove vivo io, c'è per esempio un rito molto tipico per le storte che si chiama la verta. E lì si fa con dei pentolini d'acqua, con dentro il sale, tre pizzichi, tre crocettine, poi parole che devono restare segrete, eccetera. Però funzionano, perché la gente quando si fa male va da questi guaritori per 3 mattine di seguito, a digiuno, viene fatto il rito, e guariscano velocemente, come pure per il fuoco di Sant'Antonio, anche dagli ospedali i medici condotti mandano a farsi segnare, perché è una malattia difficile da curare anche adesso. Quello l'ho visto in diretta, quello del fuoco di Sant'Antonio non solo l'ho visto in diretta, ma tra l'altro mi è capitato da poco, pochissimo, che in banca, il direttore di banca mi ha raccontato, dato che sa gli argomenti che mi interessano, mi ha detto, guarda, la mia compagna è un medico, però ci hanno consigliato di andare a farci segnare perché aveva il fuoco di Sant'Antonio, e fa increduli, eravamo tutte e due molto increduli, molto scettici, ci siamo andati così per fare, però è passato. Fuoco di Sant'Antonio è proprio una cosa che ho visto curare direttamente. Sì, loro fanno dei segni intorno all'infiammazione e dicono non esce di lì. Dopo che hai fatto i segni, c'è chi li fa con una goccina di sangue del proprio, chi con la biro è più moderni, eccetera. E poi dicono quelle certe parole, poi per 3 giorni, insomma, tutta una ritualità. E il caso più, tu mi hai chiesto il caso più curioso che ho conosciuto, sì. È certamente il caso di Cancelli. Cancelli è un paesino in provincia di Foligno, a 700-800 metri di altezza, un paesino piccolissimo che però un tempo deve essere stato più grande perché ha una chiesa sovradimensionata rispetto alla piccolezza del paese, chiesa anche importante dedicata ai santi Pietro e Paolo.
Quando ci andai io la prima volta, ci abitavano 5 persone e ci sono ritornata pochi anni fa, 3 anni fa, quando ho rifatto un'edizione del libro con casi nuovi, e ce n'erano 3. Allora, la storia è questa, che c'è una leggenda che risale ai tempi dei santi Pietro e Paolo, quando vivevano, erano a Roma tutte e due, quindi è anche possibile, una leggenda che dice che i due santi, andando in giro per evangelizzare, capitarono in questo paesino e chiesero ospitalità per la notte presso una famiglia che abitava in una povera campagna, che avevano questi qua 7 figli maschi. Molto generosi, benché poverissimi, li accolsero, divisero il poco pane che avevano con loro, li fecero dormire in casa. La mattina, svegliandosi, i santi ringraziarono e per ricambiare l'ospitalità chiesero cosa potevano fare. Il padre di famiglia aveva mal di schiena, aveva la sciatica, e loro lo curarono con il segno della croce, della mano, e gli dissero che quelli della loro famiglia, loro si chiamavano Cancelli, di cognome abitavano a Cancelli, paese, quelli della loro, i figli ma i maschi della loro famiglia, che fossero rimasti a vivere a Cancelli, avrebbero potuto curare le sciatiche, i mali di schiena, nei nomi dei santi Pietro e Paolo. Gli insegnarono le parole che dovevano dire, i segni di croce. Da allora questo si tramanda, e i maschi solo se restano a vivere lì. Qui si spiega perché è un paesino che adesso non ha risorse, quindi sono andati via tutti, però questi cancelli sono rimasti perché possono curare. Quando io andai la prima volta, anni 80, il papà, segnava il papà, che era un signore di una settantina d'anni, e il figlio, che è l'attuale detentore del titolo, era assessore alla cultura a Foligno, e venne anche lui quando io andai a intervistarlo. E lui disse che ne aveva molto rispetto, dice però ci pensa il papà, non era assessore socialista, mi ricordo, una persona simpaticissima. Ci sono ritornata 3 anni fa, perché ho rifatto l'inchiesta, telefonai, l'ho trovato sul telefono, che all'epoca non ce l'avevano neppure, e mi ha detto no, no, adesso lo faccio io, Maurizio si chiama, e si trova anche su internet, e quindi sono tornata e adesso abitano in 3 lì, perché è difficile vivere lì. Loro mi fecero vedere dei diari che avevano, che risalivano al 6-700, da cui ho ricavato alcune vicende, ed erano celeberrimi questi cancelli, perché allora non si sapeva come fare a curare certe malattie, soprattutto le sciatiche, che sono dolorosissime. E c'è anche una testimonianza curiosissima che riguarda Papa Pio IX. Papa Pio IX era stato vescovo a Foligno prima di diventare papa, quindi sapeva di questa tradizione. Diventa papa e si accorge di avere questi disturbi alla schiena pesanti. Allora manda una carrozza con i suoi militari e le sue guardie a prendere, lo chiamavano l'uomo di Cancelli, che era il Cancelli in carica in quel momento che curava. E lo trovano tutto sporco di carbone, perché là gli uomini o fanno l'agricoltura o il carbone, facevano il carbone per le loro case, insomma. Quindi era lì che faceva il carbone. Lo acchiappano, loro non usavano tante spiegazioni, lo acchiappano, lo caricano in carrozza, e lui, c'è la testimonianza di quest'uomo, così siamo all'800, terrorizzato, dice chissà che cosa mi faranno. Dopo gli spiegarono che lo portavano a Roma a curare il Papa, quindi lo portano dal Papa, lo lavano tutto, glielo presentano, e allora il Papa si presenta e dice: caro Cancelli, io ho male di schiena, so di voi, segnatemi. E Cancelli si prepara a segnarlo, e il Papa gli dice: che cosa devo fare io mentre voi mi segnate? Dai, si danno del po'. E lui dice: santità, abbiate fede. Questa fu la risposta, che fu curiosissima, riportata in questo diario. E lo curò, e questo episodio qui naturalmente segnò una fortuna immensa per lui. Fra l'altro, l'ultima cosa che ti dico, tra le tante che potrei dirti, i cancelli possono segnare lì al paese, nella cripta della chiesa che corrisponde alla vecchia capanna, antica capanna della originaria famiglia, e segnano lì, anche fuori, però preferibilmente lì. E se devono andare a segnare fuori, in altre città, vanno in vescovado a Foligno, e c'è un modulo apposta che ho pubblicato nel libro, dove il vescovo autorizza i cancelli di turno ad andare nel tal posto, dal tal altro periodo, a segnare. Quindi è una cosa che è ancora ufficiale adesso, nella stessa maniera di tantissimi Sì, anni molto fa. interessante. Tra Sì, l'altro, questo è per quanto curiosissimo. riguarda queste segnature,
questo retaggio popolare che c'è dei guaritori. Una cosa interessante è che sono molto molto segreti, nel senso che per farsi insegnare a segnare o per farsi comunque insegnare, ad esempio, a togliere le fatture o cose di questo tipo, sono cose che vanno solo da bocca a orecchio e poi spesso, correggimi se sbaglio, quasi sempre familiari, cioè in una Sì. determinata notte è difficile che qualcuno. Trasferiscano la notte di Natale il potere, anche il dono, la virtù, anzi la chiamano. La notte di Natale, la notte tra il 24 e il 25, che è la notte più magica dell'anno, il guaritore in carica insegna al futuro guaritore le parole, i gesti, eccetera. Insegna anche l'etica di questo lavoro, che non devono prendere soldi, non devono insegnare le parole, devono farlo soltanto per il bene degli altri, non possono accettare soldi, accettano qualche volta dei piccoli regali così in natura, un tempo le due uova, la pagnotta di pane, la bottiglia di vino, ecco, adesso può essere la scatola di cioccolatini, ma siamo a questi livelli. E poi ci sono, è curioso anche questo, che un tempo si diventava guaritori anche per nascita. Cioè il settimo di sette figli maschi o la settima di sette figlie femmine, situazione che oggi non esiste più, che ci siano sette, rarissimo, insomma, era raro anche allora, quindi questa rarità di nascita era considerata un segno di predestinazione, quindi i bambini così piccoli subito venivano incaricati di segnare. E poi quelli nati vestiti, cioè nati col sacco amniotico addosso. E un tempo anche questo, adesso che si nasce negli ospedali non succede quasi più. Tra l'altro c'è anche scusi, ti chiedo sempre di spostarti un po', Paola, Sì, perché sì, sì. mi rientra sempre la voce. Ti dicevo, quella cosa del sacco amniotico, tra l'altro, si ritrova anche nello sciamanesimo molte Sì, volte, molte considerato culture. anche un portafortuna. Mi hanno raccontato alcuni che ho conosciuto che sono nati vestiti, anche questa circostanza eccezionale, considerata particolarmente favorente per una vita speciale, la facevano seccare questa placenta e se la portavano addosso per tutta la vita, se la tenevano. Uno mi disse che ho conosciuto appunto negli anni Ottanta. Mi disse che se l'era perduta in guerra, cosa della quale era dispiaciutissimo, perché era considerato un portafortuna. Sì, sapevo questa Quindi, cosa. Mi è capitata di leggerla proprio anche in contesti sciamanici, questo. sì, certamente, sono cose che ritornano, antichissime, perché il tipo di gestualità, l'uso dei materiali che ci sono in natura, gli steli di grano, i fiori, quello che trovano in giro, nell'ambito del rito si trasforma in qualcosa di diverso, questo ricorre nelle società rurali, nello sciamanesimo che fa parte anche delle società a contatto con la natura. Quindi sono riti antichissimi a cui negli anni, quindi anche pre-cristiani si ritiene, cui negli anni si sono sostituiti o aggiunti ritualità cristiane, quindi il segno di croce, le preghiere, si sa che invocano dei santi, non si sa quali, per ogni rito c'è il santo suo. Per esempio una signora qua della nostra zona che cura le scialle storte mi disse per gli animali adopero, uso questo verbo che mi è piaciuto tantissimo, adopero Sant'Antonio. E per gli uomini non me lo disse, dopo un altro santo. Per gli animali Sant'Antonio è rituale, no? Cioè, proprio questo. Ma sono persone meravigliose, meravigliose, che hanno una grandissima fede, lo fanno per amore del loro prossimo, e quindi sono anche persone con una carica energetica straordinaria, che secondo me, anche senza saperlo, hanno un'energia da dare alle persone. Assolutamente, Quindi, soprattutto anche senza saperlo, perché tante volte capita questa cosa, no? Cioè, nel far senso che nel non sapere si è molto più diretti con sei l'energia, cioè molto più diretti, sei non molto ho più semplici, filtri, molto no? semplici, non si pubblicizzano. Infatti, quando tutte le volte che ho fatto, 2 volte che ho fatto l'inchiesta, la difficoltà è trovarli, perché non si pubblicizzano, non vogliono soldi, non li troverai mai. Quindi vai per passaparola. Eh sì, Quindi, se qui questo nella mia anche è zona, un'altra cosa. mi è stato abbastanza semplice, io sono andata fino in Sardegna, sono andata giù fino a Matera, a Napoli, nel Napoletano, su in Val d'Aosta, eccetera, è più difficile.
Però mi sono fatta aiutare dagli antropologi, insomma, un po' il passaparola, sono riuscita, cioè, non ho potuto intervistare tutti quelli che esistono, però un bel campionario, ecco. Io poi ero interessata soprattutto all'aspetto antropologico, più che alla terapia delle proprie, per la quale non ho competenza, insomma, aspetto antropologico tradizionale. Bene, Paola. Dunque, mi è venuta in mente un'altra domanda molto interessante che sono sicuro che interesserà tutte le persone in ascolto. Ti chiedo di parlarci di un che è un capitolo del tuo libro, del tuo incontro con Pier Carpi, che pubblicò le profezie di Papa Profezia Roncalli. di Papa Giovanni, sì, Ecco, profezia di questa è Papa. una cosa che ti chiedo di spiegarci, ecco, perché è un aneddoto molto interessante che c'è all'interno del libro. Allora, Pier Carpi io lo conobbi perché le edizioni mediterranee con cui collaboro da tanti anni avevano pubblicato il libro che ha avuto tanto successo, Le profezie di Papa Giovanni. Quindi l'editore mi diede il libro, io lo trovai molto curioso, molto interessante. Mi feci dare il telefono di Pier Carpi, lo chiamai, lui fra l'altro abita qui abbastanza vicino a me, non abita sul Po, non abitava, anzi perché purtroppo non c'è più. E quindi gli telefonai e lui, ma molto volentieri, e siamo anche questa volta con lui negli anni Ottanta, quindi non avevamo i telefonini, quindi questo spiega perché l'impatto fu così complicato. E io vado a San vicino a San Benedetto Po, dove abitava lui, in macchina naturalmente, a casa sua, questa villetta sul Po, non c'è nessuno, lui non c'è. E finalmente cerca, cerca, anche nelle case vicine, lui era molto noto, un giornalista molto noto, mi dicono, ma guardi che è stato ricoverato in ospedale a Reggio Emilia, nel tale reparto. Per cui io già ero in giro, dico, ma adesso lo vado a cercare là, cosa posso fare? All'epoca si entrava più facilmente negli ospedali, al giorno d'oggi col Covid entrare in un ospedale non annunciato sarebbe veramente difficile. E quindi vado a Reggio Emilia, nell'ospedale, lo trovo lì tutto dispiaciuto che non mi aveva potuto avvertire e comunque ci incontriamo e facciamo una lunga conversazione mentre lui nella sua camera d'ospedale da solo, per fortuna, e fu operato d'appendicite, insomma una cosa abbastanza improvvisa, ecco. E quindi mi raccontò di questa vicenda, di come era stato avvicinato. Lui era andato a San Leo, questa meravigliosa rocca che c'è in Romagna, dove è stato prigioniero Cagliostro. E lui ha scritto anche un libro su Cagliostro, è rimasto molto devoto a questa figura. Ed era andato così, come in visite periodiche, che faceva questa meravigliosa rocca. E lì è stato avvicinato da un personaggio, andava a deporre un fiore sulla cella dove era stato chiuso Cagliostro, ed è stato avvicinato da questo personaggio misterioso che sembrava conoscerlo e che gli dà appuntamento per la sera, mi pare la sera stessa, il giorno dopo, e in questa occasione gli portò dei fogli scritti a mano dove erano trascritte queste profezie di Papa Giovanni. Papa Giovanni, prima di diventare Papa, era stato nunzio apostolico nei paesi orientali, nei paesi attualmente d'oltre Cortina, mi pare in Romania che fosse, o in Bulgaria. E lì era stato avvicinato da delle organizzazioni, da delle sette di tipo religioso, misterico, e lui avrebbe fatto parte di una, sempre uso il condizionale per carità, avrebbe fatto parte di una di queste, e in questi ambienti lui una volta sarebbe andato in una sorta di trance, avrebbe in trance parlato e raccontato tutte queste profezie che poi furono portate a Pier Carpi perché le rendesse note. E andò questo personaggio che aveva incontrato alla tomba di Cagliari, nel castello di Cagliostro, gli portò i fogli, non li poté né fotocopiare né fare niente di questo genere, dovette copiare a mano quello che poteva. E poi questo signore che gli era parlato se ne andò con noi. E Pier Carpi poi mi raccontò che ci aveva messo degli anni a decidersi di pubblicare queste cose e anche a fare i controlli su tutto quello che lui aveva scritto e che aveva un'attinenza, per vedere se aveva un'attinenza con la realtà. Dopo aver visto che funzionavano, lui li ha pubblicati. Il libro ha avuto molto successo. Ci sono anche delle previsioni per gli anni successivi. E molte di queste si sono avverate, l'ho raccontato poi lì,
Sì, estremamente. Questo è una storia estremamente interessante all'interno del libro. Scarpi purtroppo è morto molto presto, non aveva 60 anni ancora, non aveva molta salute purtroppo. Tra l'altro tutte le domande, scusami se sto entrando, non volevo interrompere. No, dicevo che tutte queste cose che sto chiedendo a Paola sono dentro questo suo nuovo libro uscito per Mediterranei, che è pieno di roba. Infatti, mentre lo leggevo mi continuavano a venire in mente domande da farli, per questo la stiamo tartassando stasera. Però vi invito anche a voi a farlo, dato che quando il nostro ospite Paola risponde sempre alle vostre domande oltre che alle nostre, quindi dopo avervi fatto rivedere il libro vi dico anche che se avete qualche domanda di tutti i discorsi che stiamo facendo, come vedo che state già facendo, fatela pure nei commenti che gliela leggiamo tra poco alla fine delle nostre. Ne abbiamo ancora qualcuna perché c'è un sacco di roba da dire di questo volume. Te ne faccio subito un'altra, un altro paio, ecco, almeno, che sono: uno, c'è un altro capitolo molto interessante nel libro che parla della tua esperienza con la comunità buddista in Svizzera. Sì. Ecco, su questo che cosa ci puoi dire su questa comunità? Hai detto la comunità buddista? E in Svizzera, quella in Svizzera. Ah, in Svizzera, sì. Beh, lì fu una cosa molto carina che lo feci. In quel periodo collaboravo un po' con Mino D'Amato, che aveva questo programma che si chiamava Italia Sera, che fu il primo programma contenitore al quale poi ne sono seguiti tanti altri. C'erano tutti i pomeriggi. E io cominciai fin dalla prima puntata e ho fatto tante cose. E gli ho anche proposto tante cose che Mino accettava volentieri. E andammo a Rikon, i buddisti festeggiano il Capodanno un mese e mezzo dopo di noi, però fanno grandi celebrazioni. E in Svizzera, a Rikon, che è vicino a Zurigo, sulle montagne vicino a Zurigo, c'è stata la prima comunità tibetana in esilio. E mi raccontò il curatore di questa lamaseria che si era creata lì, che era uno svizzero, mi raccontò che loro avevano, dopo che il Dalai Lama fu costretto praticamente a lasciare il Tibet e a rifugiarsi in India, eccetera, e tanti tibetani l'hanno seguito, anche lasciando le loro case, situazioni difficili, loro svizzeri, che sono montanari, sentirono subito una grande familiarità con queste persone della montagna e li invitarono in Svizzera. Quindi sono andati, hanno adottato tanti bambini, poi tante famiglie intere, quindi sono andati centinaia di tibetani buddisti, come dicevi tu, in Svizzera. E molti furono accolti lì a Rikon, perché lì c'è una fabbrica di pentole molto importante, molto grossa, e lì sono arrivati centinaia di tibetani perché hanno trovato lavoro lì. E lì è stata costruita una lamaseria col sistema loro, cioè naturalmente il tempio, ma anche il tempio come una grande parrocchia, per paragonarla alla nostra, dove ci sono gli incontri tra loro, ci sono le scuole, viene coltivata la tradizione buddista tibetana, vanno nelle scuole svizzere, però non devono dimenticare la loro tradizione, una grande biblioteca, un archivio, eccetera, eccetera. E quindi lì veniva festeggiato, quindi apprendere tutte queste cose mi piacque tanto, andai con una redattrice del programma Italia Sera, col fotografo, eccetera. E poi lì avevano invitato le voci più basse del mondo, cioè degli vecchi monaci tibetani con delle voci bassissime che sembravano scaturire dalle piante dei piedi, da tanto che erano basse, che cantarono una cosa fantastica proprio. Sentirli cantare, questi signori tutti vestiti con i loro abiti, la sciarpa bianca, che ti regalarono anche a noi una sciarpa, questa tradizione, erano un team di anziani che aveva conservato questa tradizione, quindi fu un bellissimo impatto con loro. Bene. Tra l'altro, tu poi, tra l'altro, nella tua vita hai conosciuto diversi lama. Beh sì, in quell'occasione parlare del buddismo tibetano significa parlare anche di reincarnazione, perché loro credono a questa, fa parte della loro tradizione, della loro fede, e loro ritengano che le prove che hanno subito siano prove evolutive. E il Dalai Lama stesso ha detto, per esempio, che
essere venuto via dal Tibet, li ha tolti da questo isolamento. Il Tibet era rimasta l'ultima società feudale al mondo, proprio chiusa, e venendo via forzatamente ha significato anche far conoscere il buddismo tibetano un po' in tutto il mondo. E ora ci sono la masseria un po' dappertutto, quindi il buddismo con le sue grandi virtù, con i suoi grandi valori morali, che sono soprattutto il bene del prossimo, la tolleranza, eccetera, la compassione, ecco questo soprattutto, sono valori che sono interreligiosi, non sono legati a Certo. loro, ne parlano in modo più, forse più attento di altri, quindi il Dalai Lama stesso ha detto che in fondo c'è stato un bene anche in questa cosa, perché si sono aperti, hanno fatto conoscere i loro valori, e hanno fatto conoscere la loro popolazione. Hanno diffuso. Bene, allora adesso con questa domanda ne ho ancora, sì, diciamo due perché una proprio mi interessa. Che devo fartela. Allora, intanto te faccio questa però. Questa che sto per fare a Paola è una domanda che vi preannuncia uno dei corsi che faremo con la Società dello Zolfo l'anno prossimo. Una cosa estremamente speciale che sarà riservata con i posti limitatissimi che pubblicheremo a breve. Intanto vi do l'anticipazione. Vi do l'anticipazione perché il maestro che vi sto per citare è un maestro che Paola ha conosciuto di Sì. persona. Mi riferisco a Bola Nat Manstola, uno dei diciamo più influenti sciamani che hanno di retaggio di sciamanesimo nepalese, con un lignaggio molto antico da 26 generazioni. È stato nostro ospite solo per i soci sostenitori un anno fa circa, dove ha tenuto una bellissima conferenza proprio per spiegare che cos'era lo sciamanesimo nepalese. All'interno del libro abbiamo ritrovato proprio Bolanat Manstola che ha conosciuto Paola e allora ti volevo chiedere come vi siete conosciuti e che cosa ti ricordi in particolare di questo grande maestro. Ma dunque, io l'ho conosciuto, come ti dicevo, per vie traverse, attraverso quella che è adesso sua moglie, perché organizzando sempre dei convegni con le edizioni mediterranee, abbiamo sempre privilegiato il discorso sciamanesimo e abbiamo sempre avuto degli sciamani, alcuni che sono venuti dal Messico, altri che sono venuti da altri paesi. Quindi, nell'ottica di cercare degli sciamani di qualità, interessanti, validi, eccetera. Io leggo su una rivista religiosa, fra l'altro, tipo Messaggero di Sant'Antonio, per cui anni fa collaboravo, leggo un articolo firmato Maria Rosa Ginitrini che parlava dello sciamanesimo nepalese. Mi interessa tantissimo, per cui chiedo il telefono di questa signora, il direttore mi dice: ah, guarda, abita vicino a te, abita a Mantova, guarda, ma sbrigati perché sta per andare in Nepal a sposare lo sciamano. Allora io la chiamo immediatamente, lei mi fa un sacco di feste perché aveva letto qualcosa di mio, insomma sapeva chi ero, e mi invita ad andarla a trovare, dice: guardi, la settimana prossima vado, io vado a Mantova, che è un'ora di strada da dove abito io. Ci siamo incontrati, una donna molto simpatica, lei è appassionata di sciamanesimo, in particolare del Nepal, era stata in Nepal tante volte, lei insegnava nei periodi di vacanza, e aveva conosciuto Bola. In questa occasione era nato un amore e lei stava andando là a sposarlo. E quindi lei è partita, mi sono fatta promettere che appena fosse tornata con lo sciamano marito ci saremmo incontrati. Infatti lei mi chiamò, andai subito a trovarlo, una simpatia straordinaria, si parlava un po' in inglese perché lui allora non parlava italiano, adesso sì. E poi lo invitammo subito, questo avveniva, fai conto, settembre, una cosa così, avevamo in primavera un congresso delle Mediterranee e loro vennero, Maria Rosa lo introduce perché poi lui allora non parlava italiano, comunque lei è una profonda conoscitrice dello sciamanesimo, lui si veste col suo abito tradizionale, lui è sciamano per tradizione familiare da tante generazioni ed è anche laureato in antropologia, quindi un uomo colto. Quindi studia se stesso e le sue tradizioni e potenzialità. E quindi venne a questo convegno, piacque tantissimo, e dopo l'ho rivisto tantissime volte, ci siamo visti molto spesso, sempre con molto affetto, con molta simpatia. Lui, fra l'altro, è uno che emana un'energia, basta tenerlo per mano, ha un'energia che è incredibile. È un ottimismo sorridente, sereno,
anche a me ha fatto una bellissima persona quando ha tenuto da noi per i soci sostenitori, proprio per una cosa privata, diciamo, dato che uno dei nostri, diciamo, di noi fondatori è il suo maestro, ha tenuto per noi una conferenza sullo sciamanesimo nepalese, ed era stato, aveva proprio delle energie bellissime, e poi, come hai detto tu, è estremamente colto, cioè non ha solo il potere, diciamo, da sciamano, ma è anche molto, diciamo, colto su quello che fa, ecco. Sì, 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 è uno molto preparato. Sa quello che fa, ne è convinto, è una persona, una bella persona. E Maria Rosa, detta Mimi, è altrettanto bella persona, che lo accoglie. Sono insieme da 20 anni, credo ormai, se non di più. Bene, quindi abbiamo una dato come spoiler per la prossima stagione, con questa domanda abbiamo dato praticamente... Abbiamo detto che ci sarà un corso con lui, che è il prossimo che annunceremo, e l'abbiamo detto in anteprima. Andate, perché ne vale la pena di conoscerlo, proprio ha tante cose da insegnare, tante cose da dire, è veramente un bel incontro quello con lui. Bene, continuo ancora con, ti dicevo, un paio di domande, giusto, ancora nostre, poi passiamo a quelle del pubblico che ce n'è un po'. Io ti volevo chiedere... questa è una domanda che tra l'altro ci hanno fatto alcuni che ci seguono. In Europa ci sono degli istituti di parapsicologia. In Europa, sì. In Cina, negli Stati Uniti. Io ti volevo chiedere come sono strutturati questi istituti di parapsicologia. Cioè, sono ancora attivi? Ci sono? Che cosa? Come... Allora, ci sono alcune cattedre, non tante, ma alcune ci sono. Una è, l'ho già citata prima, a Friburgo, in Germania, che io ho visitato e frequentato più volte, poi ce n'è una a Edimburgo, che è stata creata, quella di Edimburgo, con l'ascito di Arthur Koestler, lo scrittore, famoso autore di Buio a Mezzogiorno. Lui aveva vissuto nella sua vita vari episodi paranormali, specialmente telepatici, e si era dedicato appunto a studiare, ha scritto anche dei libri per parlare di questi fenomeni, che riteneva importanti per la vita umana. E quando è morto, lui ha lasciato tutti i diritti dei suoi libri, diritti di carta, diritti cinematografici, eccetera, per la istituzione di una cattedra di parapsicologia in Gran Bretagna. Lui era ungherese, però era naturalizzato inglese. E quindi questa cattedra è stata creata a Edimburgo. Io l'ho visitata, che era stata appena creata, aveva una bella sede, c'era... il primo titolare, poi appunto ne sono seguiti altri 2 o 3, e quindi lì fanno parapsicologia sperimentale, di solito si divide la ricerca. Ha poi un'altra cattedra a Utrecht in Olanda, che ho visitato anche questa. Queste sono le cattedre. Poi ci sono tanti istituti di ricerca in tante città, ci sono le società di parapsicologia, la più antica è la Society for Psychical Research di Londra, che è del 1882. Poi c'è a Parigi, c'è l'Istituto Metapsichico a Parigi, un altro istituto molto importante. A Innsbruck c'è un istituto importantissimo, a Vienna, una società di parapsicologia, e sono ancora tutte attive. Più tante piccole cose in Svizzera, ci sono 3-4 società, in Svizzera tedesca soprattutto. Poi ho conosciuto sperimentatori americani, anche russi e cinesi. Di questi non si sa molto, io li ho incontrati a dei congressi, quindi so quello che mi hanno raccontato. Gli americani sono molto più aperti, pubblicano tante cose, gli americani hanno tanti istituti. La ricerca si muove fondamentalmente su 2 filoni. Uno è la raccolta di casistica spontanea, fenomeni che capitano alle persone nella vita di tutti i giorni, fenomeni di vario tipo. E poi l'altra è la ricerca di laboratorio, dove si lavora per cercare di attestare e anche di esercitare dei sensitivi per attestare la possibilità di riprodurre questi i 3 grandi fenomeni della parapsicologia, che sono la telepatia, chiaroveggenza e precognizione. Quindi ci sono varie metodiche per valutare se sono reali questi fenomeni, valutandoli anche sulla base statistica, cioè sulla base di questi esercizi che fanno, se vanno al di là i risultati, vanno al di là del risultato casuale, quindi ci sono delle varie gradualità, e questi sono esperimenti di laboratorio un po' meno affascinanti, diciamo, però
con dei risultati statisticamente valutabili. Famose carte Zen, no? Famose, ecco, per esempio, le carte Zen, sì, Bene, esattamente. allora ti faccio l'ultima domanda. Faccio l'ultima domanda delle nostre a Paola. Poi, se avete ancora qualche domanda da fare, scrivetela qua nei commenti. Sono andato via. Ah, ok. E dicevo, se avete ancora qualche domanda oltre alle nostre, poi scrivetela qua nei commenti, che oltre a quelle che ci sono già, proviamo a farle. L'ultima domanda che ti faccio, Paola, è questa. Hai fatto molta ricerca su mistici, su santi e soprattutto sugli angeli, di cui hai scritto. Io ti voglio chiedere qualcosa su questo tuo lavoro di ricerca. Qualcosa. Allora, Vai, dici pure. sulla mistica ho fatto molto lavoro e tuttora faccio ricerca, eccetera, perché i mistici, i santi sono stati e sono i più grandi produttori di fenomeni paranormali che esistano. E più nessuno più di loro ha avuto fenomeni di precognizione, di telepatia, di veggenza, oltre a fenomeni tipici loro, tipo la bilocazione, tipo le stigmate, tipo il digiuno per mesi e anni, l'ipertermia come aveva Padre Pio, eccetera. Quindi nella mistica, le personalità mistiche, c'è una varietà straordinaria per qualità e quantità di fenomeni cosiddetti paranormali che presso i sensitivi si misura, si riscontra in misura addirittura meno frequente. Per un esempio molto vicino a noi, Padre Pio, che tutti conosciamo. Lui, quando la gente andava a confessarsi da lui, non aveva neppure bisogno di dire quello che aveva fatto perché lui già lo sapeva. Si conoscono episodi di bilocazione, cioè lui è stato visto in due luoghi contemporaneamente, oltre ad essere stigmatizzato, aveva guarigioni, ha avuto un'infinità di fenomeni. Ecco, quindi questa è la materia. Quindi lì, sono fenomeni dei quali i mistici non si fregiano, non si lodano, non, lo considerano una cosa forse normale, legata alla loro qualità mistica. Però è interessante notare che appunto la levitazione, per esempio, presso i mistici è stata riscontrata tante volte, che sono visti in levitazione. Quindi lì ho fatto vari libri, ho raccontato di alcune personalità particolari, poi questi li ho fatti tutti con la San Paolo, questi libri qua della mistica. Poi ho fatto l'ultimo, che è uscito qualche anno fa, proprio si chiama Fenomeni straordinari di mistici e santi, dove riporto una carrellatona di tutta questa fenomenologia, a cominciare dai primi tempi di cui si ha notizia fino ai giorni nostri. E poi tu mi chiedevi degli angeli, qui c'è avuto un coinvolgimento personale, nel senso che l'unico fenomeno straordinario che mi è capitato, e mi capitò quando ero una bambina molto piccola, di 4 anni, e che vidi. Mi svegliai una notte perché ai piedi del mio letto c'era una grande luce. Mi svegliai perché a causa di questa luce mi misi seduta sul letto e vidi all'interno di questa luce una figura maschile, giovane, con una tunica bianca, cappello castano a questa altezza, che mi guardava sorridendo, infondendomi una gran sicurezza, un grande amore, un senso di protezione. Io non ebbi nessuna paura, cosa strana perché un bambino di quell'età, vedersi una. In camera una figura così, insomma, mi ricordo zero paura, rimasi a guardare questa figura che in seguito interpretai come quella di un angelo, perché a 4 anni ancora non avevo idea di niente, e pian piano la luce svanì, sempre con questa sensazione di ricevere protezione e amore da questa figura. Quando la luce svanì, svanì anche la figura e mi rimisi a letto a dormire e mi è rimasta dentro sempre questa figura, per cui negli anni ho catalogato altre figure, qua sarebbe un discorso lungo che ho fatto nel libro, mi sono imbattuta in altre situazioni analoghe di apparizioni, di angeli, di incontri particolari che ci sono stati, anche di realizzazioni grazie a questi incontri. E quindi è un tema che mi ha accompagnato abbastanza lungo, sul quale ho fatto 3 libri, uno che si chiama Angeli, uno si chiama Le vie dell'Arcangelo, che è dedicata a San Michele, e il terzo, L'angelo caduto, dedicato al cosiddetto problema del male, rappresentato nella nostra religione dall'angelo che cade, che quindi si ribella, eccetera. E ho fatto tutti e 3 libri, e quando in questa antologia non ho potuto non parlarne perché è un tema che mi ha Certo, sì. abbastanza Bene, molto coinvolto.
Allora, dunque, adesso passiamo alle domande vostre del pubblico. Intanto grazie di aver risposto a tutte le nostre, scusa se te ne abbiamo, se te abbiamo tanto. No, va bene così, gli ho risposto velocemente perché chiaramente c'era tanta roba in questo libro. Ci dà un po' di curiosità, ecco. E questo vi dico sinceramente che è un libro che secondo me per chi vuole avvicinarsi, questa è la mia opinione personale, a certi tipi di argomenti o che è curioso, questo libro è molto interessante perché essendo diciamo cose vissute in prima persona ed essendo che tratta molti temi, potete trovare qualcosa poi da andare a ricercare più nello specifico, no? Quindi potete poi approfondire, no? Da lì potete approfondire qualcosa che magari come focus vi interessa. Ho messo una ricca bibliografia alla fine per chi vuole approfondire. Esatto, esatto. Ad esempio prima stavo stressando Paola perché l'esperimento quello del mettersi in contatto con altre entità tramite la radio era una cosa interessante, allora ho iniziato a chiedere, a sentire dei titoli riguardo questa cosa, no? E così via, anche voi sicuramente troverete qualche argomento poi da sviluppare nelle vostre ricerche, dato che vi salutiamo sempre con cari amici e liberi ricercatori. Ora, partiamo dalle domande del pubblico. C'è una domanda di Lorella Agosto che chiede: tra tutti gli incontri veramente importanti che ha fatto, qual è quello che le è più rimasto nella mente per un motivo speciale che lei riconosce tra molti così singolari? Ma guarda, tra gli incontri con i personaggi, non nascondo che quello che mi ha colpito di più è stato Gustavo Rol. Ne abbiamo parlato ampiamente in una puntata precedente. Sì, tra l'altro vi invito, se non l'avete vista, a guardare nel nostro canale, c'è una puntata dove c'è ospite Paola, che dura un paio d'ore e dove abbiamo parlato a lungo di Rol. So che c'è stato molto interesse per questa puntata, mi hai detto anche successivamente, molti l'hanno seguita. Tantissimo. Lui è stato un personaggio unico, veramente unico. Io ho avuto la fortuna di poterlo frequentare alcune volte e poi di raccogliere su di lui tante testimonianze di persone che sono state molto vicine, perché magari vivevano a Torino, l'hanno frequentato per anni, in grande familiarità, e veramente le cose che ho visto con lui non credo che siano uniche nella storia dei fenomeni, posso neanche chiamare paranormali. Lui faceva tutto, aveva dalla telepatia, la guarigione, la medianità, materiale oggetti, li smaterializzava, faceva diagnosi, vedeva l'aura delle persone. Aveva anche una sua filosofia molto spirituale, e quindi è stato un personaggio veramente unico nel suo genere. Tra l'altro molto interessante anche all'interno, diciamo, dei gruppi di ricerca in cui ci muoviamo noi, all'interno anche semplicemente della società dello Zolfo, che abbiamo tutti, ognuno di noi, diciamo, ha la sua via, mettiamola così, cioè ha le sue, diciamo, peculiarità. Gustavo Rol, anche all'interno del nostro gruppo, è un personaggio estremamente trasversale, nel senso che tutti siamo interessati in Gustavo Rol, nel senso che è un personaggio che non si può, secondo me, non conoscere, non apprezzare, non andare a indagare, a vedere un po', no? Sì, da vedere, perché sulla sua persona, sulla sua vita, ci sono ancora degli aspetti poco noti, perché nei tanti libri che sono stati pubblicati su di lui si raccontano tutti questi fenomeni che lui praticamente in 70 anni di attività, perché a 20 anni si cominciano a conoscere fenomeni suoi, si conoscono questi da lettere che lui ha scritto, che ho potuto consultare, a 90, 91 anni quando è morto. Lui fino all'anno prima, lui è morto nel 94, fino al 93 si conoscono ancora fenomeni eclatanti, poi altri fenomeni ha continuato a produrli fino alla fine, comunque fino a 90 anni, diciamo così, lui ha prodotto una ricchissima, quindi sono tanti anni, e quindi c'è anche tanta gente. Ha avuto anche una produttività incredibile, perché i sensitivi nel corso degli anni tendono ad attenuare le proprie capacità, lui no, lui fino alla fine è rimasto a dei livelli altissimi, e quindi della sua vita, come si siano manifestati questi doni, per quali processi lui è arrivato a manifestarli e a dominarli, in un certo senso, a dare un ordine. Come mai per 70 anni abbia condotto questa vita strana, perché durante il giorno dicono gli amici che l'hanno frequentato, che ne ho incontrati tanti,
era una persona normale, con i vizi e le virtù di tutte le persone normali, con una vita familiare, non ha avuto figli, ebbe una moglie, tanti amici, eccetera. Amava molto la convivialità, amava andare al ristorante, amava andare in vacanza, andare in montagna, al mare, eccetera. E poi aveva questi suoi momenti, nelle serate faceva queste cose strabilianti e tanto bene durante il giorno, perché lui andava negli ospedali a curare le persone, faceva diagnosi, andava nelle sale operatorie. Pensate che Dogliotti, il famoso chirurgo Dogliotti, lo voleva in sala operatoria con lui quando operava e aveva dei casi difficili, perché lo aiutava nelle diagnosi. E poi aiutava anche facendo molto bene, faceva anche molta beneficenza. E addirittura a volte mi dicevano che fermava le persone per la strada dicendo alle persone: guardate, guardate che lei si deve fare un esame al collo, al seno, perché c'è un problema. Proprio aveva questa intuitività straordinaria e poi tanta gente che gli è grata per i consigli. Quindi ci sono ancora tante cose da scoprire su di lui, del materiale inedito che ancora non è visibile quasi a nessuno. Insomma, c'è ancora da scoprire come gli si sono rivelate queste doti. Ecco, questo è il passaggio. Bene, ti ringrazio. Allora, io di solito non le leggo le vari commenti perché li metto sullo schermo, ma questo te lo voglio leggere perché è molto, molto diciamo bello. È di Susanna May che dice: 1981, avevo 16 anni e seguivo Paola, che è stato un grande aiuto per la mia crescita. Grazie, è emozionante per me ascoltarla. Grazie. Volevo leggere perché questo è un bellissimo messaggio. E, a proposito di Roll, Diego Peracchio chiede: Roll ha parlato di una profezia che ci sarebbe nel 2025. Secondo lei di cosa si tratta? Bene. Non lo so, non l'ho sentita questa. Che mi informerò. Vedrò. Ha mai conosciuto Pasqualina Pezzola, la veggente di Civitanova? Sì, l'ho conosciuta, però mi ha accompagnato da lei. Mi ricordo questo suo grande vecchio amico, il conte Lorenzo Mancini Spinucci, mi ci portò. Però lei era già anziana e non faceva più quei favolosi viaggi, quelle bilocazioni che la portavano a andare nell'ospedale di qui e di là, a visitare le persone, poi tornava indietro e diceva che cosa avevano. E lei mi disse: mi ricevete, abbiamo parlato, una donna molto simpatica, però disse: guardi, sono anziana, queste cose non le faccio più perché mi stancano troppo. Però l'ho conosciuta, ho avuto il piacere di conoscerla, sì. E c'è anche un'altra domanda su qualche tuo incontro, sempre di questi tuoi incontri particolari, che è di Edoardo Grisogani, che chiede: buonasera, lei ha mai conosciuto Aldo Sensi? E Aldo Sensi, che era un ricercatore, mi sembra. Aldo dice: scusami, non ho finito. Aldo Sensi è la biopsichica. Sensi? È la biopsichica. Della biopsichica. Guardi, io credo di averlo conosciuto tanti anni fa, ma non a fondo. Magari mi suona il nome, ma non mi viene in mente molto di più. Bene, ultima domanda, c'è anche ti direi ultima domanda, sì che ci siamo, coi tempi. Questa, una domanda un po' strana, Paola, però che mi piace come chiusura. Abbiamo parlato per adesso delle esperienze più belle che hai fatto. Carlos Zucconi chiede: buonasera, vorrei chiederle quale sia stata l'esperienza che l'ha spaventata di più in questi anni. Guarda, lo scrivo anche nel libro. Sarò stata molto fortunata, o posso dire magari intuitiva. Io non ho mai avuto occasione di trovarmi a disagio, di avere paura di qualche cosa, di temere qualcuno o qualcosa. Non ho mai avuto incontri di tipo negativo, se vogliamo intendersi da questo punto di vista. Beh, E qua c'è questo. anche lo slancio da giornalista che ti fa, secondo me, che ti ha fatto buttare, diciamo, in avanti. Io si vede che non sono portata per questo. Cioè, forse ho evitato certi personaggi un po' dubbi che ci possono essere stati, non mi interessavano. A me hanno sempre interessato le persone che avevano un messaggio positivo da dare, ecco, soprattutto questo. Ma me lo sono chiesta anch'io facendo il libro e l'ho scritto a un certo punto, perché qualcun altro me l'ha chiesto questo. Non mi è capitato mai. Un filino di ansia a volte, per esempio,
nelle sedute, ma non posso dire di paura, nelle sedute di Demofilo Fidani che aveva a Roma, che aveva tanti fenomeni e effetti fisici, aveva una medianità molto forte, effetti fisici, e da lui c'erano fenomeni di scrittura diretta, di voci dirette, a volte ti sentivi toccare da delle mani che eri al buio, che non erano di gomma, sentivi che erano mani umane praticamente. Il medium stava da una parte per conto suo, il gruppo dei partecipanti stava in cerchio, e quindi escludere che fosse lui. E sentivi queste voci che scaturivano in tutti i lati della stanza, in alto, eccetera, poi ti ritrovavi davanti. Uno mi fece un'intervista a me e quindi parlavo con questa voce che avevo davanti, che mi faceva le domande, io facevo domande a lui. Quindi scritture che apparivano, insomma, al centro della tavola, del tavolino c'era il cerchio, no, dei partecipanti, al centro un tavolino basso. Su questo mettevamo dei fogli bianchi firmati sul retro da noi. E vicino mettevano delle penne dipinte di vernice fosforescente, così che al buio si vedevano. A un certo punto queste penne si alzavano in piedi da sole, sentivi uno sfrigolio sulla carta di 30 secondi, poi le penne ricadevano e alla fine della seduta si trovavano 7-8 fogli scritti con calligrafie diverse, questi fogli che avevamo controfirmato prima noi. Quindi scritti con calligrafie diverse, rivolti ai presenti, lì ci sono dei casi che ho raccontato anche nel libro, molto, molto particolari, molto interessanti. Quindi in queste sedute avvenivano queste cose qua. Il medium alla fine veniva sollevato in alto con la sedia e tutto, e gli davamo una matita in mano, lui scriveva sul soffitto quello che dicevamo di scrivere. Insomma, c'erano dei fenomeni un pochino curiosi. Però sì, un filino, soprattutto quando ti toccano le mani, quindi, ma non posso dire che non era paura. Non era paura, ecco, era un po' di così, non sapevi se ti chiudeva, ti vedevo un po' di meno. Era Ma giusta esperienze attitudine, negative mai, grazie a Dio. No, dicevo, non è la giusta penso. attitudine con cui mettersi, diciamo, dentro questi mondi, nel senso non prendere tutto con questo tuo, diciamo, modo, ecco, che secondo me è il migliore. Sì, ma io sono sempre presentata come osservatrice, come giornalista, quindi io osservavo benevolmente perché ho molta apertura, però sono anche con senso critico e credo che chi legge le cose che ho sempre scritto se ne renda conto che io non do un giudizio, racconto, poi ognuno decide per modo suo, a modo suo. E comunque ringrazio della domanda. Bene, io con questa domanda ho chiuso per questa sera. Io vi ringrazio, ti ringrazio intanto tantissimo Paola per essere stata qua. Grazie a te dell'invito. È sempre un grande piacere averti qui perché ci vengono sempre tantissime domande che da farti per la tua esperienza, per tutto quello che hai vissuto, quindi è veramente affascinante ascoltarti per me e per tutti, perché poi tutte le persone tra i commenti non te ne ho letti tantissimi che erano entusiasti, insomma, di questa intervista. Grazie, grazie mille. Spero E che si senta che ho sempre fatto queste cose con molto entusiasmo, con molta partecipazione, perché hanno veramente arricchito la mia vita questi incontri. si sente e mi permetto anche di dire che traspare dalla lettura, cioè secondo me uno dei motivi per cui questo libro, come i tuoi libri poi in generale, si leggono molto, diciamo, li divori abbastanza perché sei dentro, no? Sei come fossi partecipe della cosa, non so Sì, come spiegarlo. questo è E vero, questo è questo a me vero. piace molto. Li ho vissuti tutti in prima persona, quindi quando li ho scritti li ho rivissuti tutti, ecco, non ho raccontato cose raccontate da altri, insomma, cose Certo, vissute in prima persona. questo si vede ed è una cosa per me, insomma, molto affascinante. E tra l'altro vi ricordo che questa era la nona porta, la nostra rubrica sulle novità editoriali, e il motivo per cui è Paola qui, ve lo dico anche qui sul finale, è questo il libro di cui stiamo parlando fino ad ora, che è Incontri nel mondo dei misteri per Mediterranee Edizioni. Lo trovate praticamente dappertutto perché Mediterraneo appunto è dappertutto. E quindi vi auguro una buona lettura, vi auguro una buona serata. Vi ricordo che noi ci vediamo giovedì prossimo con l'appuntamento sul martinismo e la teurgia e buon weekend a tutti. Grazie ancora Paola.
Ciao Dorian, grazie, Ciao. saluti a tutti e grazie di averci ascoltato. Buona serata, arrivederci.